Buongiorno ragazzi, anzi buonasera e bentornati a un altro video. Oggi volevo darvi un attimino un update, che sto a fare, come mai sto filmando di sera. Sono appena tornato da Roma, sono stato veramente solo per il weekend ragazzi, non ho filmato niente. Se volete andare a vedere queste cose mi raccomando seguitemi sul mio Instagram e c'è un aggiornamento anche per quanto riguarda quello. Ho cambiato il mio nome da Muscoli a Vita a Giulio Ramazio. Siamo arrivati anche a 40.000 iscritti qua su YouTube, quindi voglio ringraziarvi a tutti veramente. E anche qui penso che fra poco cambierò il mio nome da Muscoli a Vita a Giulio Ramazio, ma ve ne parlerò meglio in un prossimo video. Comunque, che cos'è che stiamo facendo? Sono le 10 di sera, io da 3 giorni che non mi alleno e quindi oggi non potevo mancare. Ovviamente stando a Anytime Fitness posso allenarmi a qualsiasi ora, quindi mi farò il mio pre-workout, lo so ragazzi, non ve lo consiglio, non lo fate, però a me serve e oggi sarà una sessione di forza. Quindi ci vediamo in palestra. E per arrivare in palestra devo passare lì la Abbey di Bath. Direi non male, eh? Ok ragazzi, ho appena finito là di riscaldarmi un attimino. Ho fatto solamente 3 serie di flessioni bodyweight e mi sono riscaldato, sento bello pronto per iniziare col primo movimento che è la panca piana. Non c'è troppa gente, quindi proverò a fare un walkthrough del mio allenamento. Andiamo. Panca piana e poi incline dumbbell press. Sinceramente più debole del solito, non è andato molto bene. Se avete visto il primo set che vi ho fatto vedere di panca è andato abbastanza lento, poi invece quello sull'incline avete visto con 35 kg al lato un po' il polso, cioè così, quindi non sono particolarmente contento, ma ragazzi questa è la verità, non potete andare sempre a bomba. Però intanto terzo movimento, weighted dips per colpire un po' il tricipite, ancora un po' di petto, un po' più di spalle. Ci abbiamo la nostra catena, ovviamente potete prendere a mezzo se volete. Vediamo un po', speriamo che vada meglio. Ok raga, abbiamo praticamente appena finito i 3 movimenti composti cosiddetti da giornata, quindi quelli su cui puoi veramente sovraccaricare e progredire col passare del tempo. Adesso passiamo ai movimenti di isolamento, quindi meno enfasi sul carico, più enfasi sulla mind muscle connection. Vediamo un po' come va. Ok raga, abbiamo finito l'allenamento, è andato direi
dai, alla fine è andato abbastanza bene, quindi un 7 su 10. I momenti principali non sono andati bene, gli darei un 5, però dopo poi sono entrato nel groove. Ho anche spento la musica e mi sono trovato meglio, quindi provateci, a volte con la musica, a volte senza. E cosa volevo fare? Ah, volevo fare in realtà un physique update perché mi sento bello pompato, però poi ho deciso di no, perché sapete, se mi seguite su Instagram avete visto la foto che ho postato ieri, la metto qua. Seguitemi se non mi seguite ancora, mi raccomando, fatelo per me, che mi fa un sacco piacere. Se volete vedere più nella mia vita, vi faccio vedere proprio quello che faccio ogni singolo giorno. Quindi, come ho detto, ho mangiato veramente un cheat day assurdo, ho mangiato il gelato, ho mangiato lo yogurt, ho mangiato la pizza, una pala di pizza di un metro. Quindi sono un po' gonfio, saltiamo questo physique update, ma questa settimana torno sulla dieta, dovrei abbassare un pochino le calorie e dovrei stare un pochino meglio. Quindi adesso il workout sono, aspetta che controllo un attimo, le 11.46, quindi adesso, quindi un'oretta e mezza, più o meno durano così tanto i miei allenamenti. E niente, adesso sapete cosa ci aspetta, una bella passeggiata, 20 minuti in salita pendenza, non so, 10-15% per arrivare a casa. Andiamo. E ragazzi, siamo fuori dalla palestra, mi spettano 20 minuti di camminata in salita, quindi ho pensato di parlarvi così almeno passa il tempo. Allora, per prima cosa, come avete visto stasera, la performance in palestra purtroppo non è sempre costante, non andiamo sempre al massimo, però va a fluttuazioni ed è normalissimo perché magari dormite di meno, vi allenate ad un orario diverso, quindi queste fluttuazioni in prestazioni sportive, performance in palestra, sono assolutamente normali e non ci sono problemi, non dovete cambiare il vostro programma di allenamento. A patto che comunque a lungo termine state progredendo, quindi se vedete una progressione allora va benissimo, le fluttuazioni si azzerano e il programma sta funzionando. Questa è la cosa fondamentale. Ad esempio, io non mi alleno di solito la sera, quindi oggi, oltre a prendere l'aereo perché sono tornato appunto da Roma, mi sono addirittura allenato appunto alle 10, alle 11, non mi alleno mai a quest'ora, quindi è abbastanza normale che il mio corpo non è abituato a dare il massimo a quest'ora, anzi di solito sto a casa, che ne so, a chillare, a non fare niente. Quindi la cosa più importante è, ricordatevi questo, se voi volete avere una progressione costante, la cosa migliore è di allenarsi sempre alla stessa ora, allo stesso orario, quindi o sempre di mattina, o sempre a pranzo, o sempre di sera, allenatevi sempre alla stessa ora. Se in più potete decidere voi quando vi allenate durante la giornata, allora la ricerca scientifica dimostra che c'è un piccolo miglioramento di performance, magari dalle 5 alle 6 ore dopo che vi svegliate, perché la vostra temperatura corporea è al punto più in alto, quindi siete caldi, siete forti, quindi se potete scegliere allenatevi 5-6 ore dopo che vi svegliate se volete vedere i migliori risultati, altrimenti sempre alla stessa ora, questa è la cosa fondamentale. Scusate, c'ho il fiatone, sono quasi arrivato su. Ed un'altra cosa che volevo dirvi, questa è l'ultima cosa di stasera, però è anche la più importante, quindi ascoltatemi bene. Ad esempio, l'anno scorso, 2 anni fa, 3 anni fa, a quest'ora sarei stato fuori al bar a bere chissà quanto, a divertirmi con gli amici, a spaccarmi, a farmi gli shot. E invece guardate qua, adesso sono andando in palestra. E questo non è per dire che sono meglio adesso e non è per vantarmi, ma per ricordarvi che se voi non amate fare qualcosa, non dovete per forza farlo, perché lo fanno tutti nella società, perché lo fanno i vostri amici, perché è cosiddetto accettato. Io preferisco andare in palestra in questo momento, sentirmi meglio, migliorarmi, e vedo uscire troppe volte a settimana come uno spreco di soldi, uno spreco di tempo, non mi diverto più come mi divertivo magari anni fa. Quindi questa è una cosa che voglio veramente farvi capire, non pensate agli altri, loro possono uscire, se voi non vi divertite più, non vi piace più bere, non vi piace più uscire a spaccarvi, non dovete farlo per forza ragazzi, guardatevi a me, andate in palestra, miglioratevi, provate a dare il massimo, rincorrete quello che volete voi, dovete essere felici, non pensate agli altri, io così sono molto più felice, anche se in teoria non sto facendo le cose che in teoria dovrebbero portare la felicità, quindi uscire, ubriacarsi, spaccarsi, stare con gli amici, eccetera, eccetera. Questa è una cosa che voglio veramente che ci pensate. L'ultima 5-10 secondi di salita e quindi finiscono qua il flusso di coscienza notturno di Giulio di Muscoli a Vita. Quindi fatemi sapere se vi è piaciuto e se volete più di queste cose, perché alla fine su questo canale, anche per quello vorrei cambiare il nome in Giulio Ramazio, perché voglio... Penso che adesso la gente mi pensa solo come quello della palestra, mentre a me piace un sacco di altre cose, ragazzi, lo sapete, anche e soprattutto il self-development, quindi come migliorarsi, come diventare la migliore versione di se stessi. E quindi qui col mio canale, con voi, è anche un metodo per me per riflettere, parlare ad alta voce, pensare ai miei pensieri, lasciarli andare, e magari riesco pure ad aiutare alcuni di voi che, non so, volete migliorarvi, magari nella vostra cerchia di persone non riuscite a farlo, quindi... Raga, dovrei fare un po' di cardio, ma dai, il cardio è massimo. Comunque, vi ringrazio, se state ancora qua ad ascoltare e se state ancora vedendo il video, perché siete voi veramente i miei veri loyal subscriber. Non vedo l'ora di incontrarvi una volta. Purtroppo a Roma questa volta non vi ho detto niente perché
toccata e fuga, uno o due giorni, però non appena vengo per una settimanella ve lo faccio sapere a tutti. Comunque sono arrivato a casa, ci vediamo domani.